Sono ufficialmente a meno 3 esami dalla laurea, quindi direi che è giunto ufficialmente il momento di iniziare a parlare di tesi di laurea. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Annalisa e sono felicemente, felicemente non credo che sia la parola giusta, forse dovrei dire disperatamente. In ogni caso sono arrivata al quinto anno di giurisprudenza in qualche modo e finalmente questo inferno si sta per concludere. Mi chiedete spesso di parlarvi di quali sono i miei progetti futuri e diciamo che questo video è un ottimo inizio. Spero quindi che lo possiate trovare interessante e se avete qualsiasi dubbio, mi raccomando, lasciate un commento e fatemi tutte le domande che volete. Oggi con questo video vi annuncio ufficialmente che andrò a scrivere una parte della mia tesi di laurea negli Stati Uniti. E ovviamente una come me solo in un posto può andare, New York City. E proprio a questo proposito vi dico che qualsiasi suggerimento e ve ne accetto perché io partirò da sola, è la prima volta che vado in America, è la prima volta che vado a New York, quindi soprattutto se avete dei consigli con riferimento a dove stare, siti su cui poter trovare un appartamento, ogni genere di consiglio è ben accetto. Purtroppo ho dovuto organizzare tutto con largo anticipo per riuscire a procurarmi tutta la documentazione necessaria per fare l'application per la borsa di studio per finanziare parte di questo periodo, come vi dirò nel resto del video. Perché dico purtroppo? Per dirvi che io starò a New York, ma andrò ad un'università leggermente fuori New York, in quanto a causa Covid tutti i professori delle università di New York in cui mi sarebbe piaciuto andare mi hanno detto che al momento appunto le università non permettevano l'ingresso agli esterni per svolgere il tipo di attività che devo svolgere io, appunto con lo scopo di contenere il virus. Iniziamo un attimo a parlare di quella che è la mia tesi di laurea, poi vi parlerò di come ho fatto a ottenere la borsa di studio, di come ho fatto a trovare un professore in America e in particolare quando punto a laurearmi. Con riferimento a quella che sarà la mia tesi di laurea, sarà una tesi che verterà su due materie diverse, diritto societario e diritto tributario, e che in particolare, ovviamente andando in America, lo scopo è quello di andare a fare una comparazione tra la disciplina italiana e la disciplina americana. Non vi parlo ancora di quello che sarà l'argomento specifico, nonostante io già lo abbia, perché comunque è un argomento un pochino ampio, quindi mi sto ancora occupando di tracciare esattamente i confini all'interno di cui stare, se no dovrei scrivere un libro e non una tesi di laurea e non credo di avere il tempo per il motivo che dopo vi dirò. Come ho fatto a trovare i soldi, diciamo, per andare a fare questo viaggio? Ovviamente non sono ricca, quindi non mi sarei potuta permettere di finanziare tutto da sola. Sono riuscita ad ottenere una borsa di studio dall'università, che diciamo che è un simil bando Erasmus, ma si chiama bando tesi all'estero, in cui l'università, rispetto al posto in cui vai, ti dà un tot, un importo determinato per pagare il viaggio e a seconda del tuo ISEE ti dà un importo per stare lì un mese o 2 mesi. In particolare il mio soggiorno sarà di un mese. Ovviamente la domanda che mi viene fatta più spesso è come ho fatto a trovare un relatore negli Stati Uniti. Innanzitutto vi posso dire sulla base della mia esperienza che il 90% dei professori americani, anche solo per dirvi che non possono accettarvi, per darvi diverse indicazioni, per darvi dei consigli o semplicemente per dirvi no, al momento no, questa cosa non la faccio. Tra parentesi, nessuno me l'ha detto, comunque vi risponderanno tutti. Io ho praticamente ricevuto risposta da tutti. E la stessa cosa vale per le segreterie studenti. In particolare, molte università hanno un ufficio, diciamo, destinato all'internazionalità, quindi generalmente, provate a scrivere a quell'indirizzo così magari vi sanno dare delle indicazioni più specifiche. Infatti, alcune università hanno un processo un po' più macchinoso, bisogna fare un'application, avere una serie di lettere di raccomandazioni, presentare una serie di documenti, mentre altre magari hanno un procedimento più informale da seguire. Cercate di bilanciare bene le vostre priorità a seconda di quello che studiate, dove volete andare, perché ci volete andare, i contatti che riuscite ad avere in quell'università e poi diciamo fate un bilanciamento di quelle che possono essere le vostre priorità. Quando ho intenzione di laurearmi? E qui viene il bello. In linea generale io potrei laurearmi anche o a luglio o a settembre perché alla fine mi mancano solo 3 esami, quindi sarebbe molto fattibile riuscire ad ambire appunto alla sessione di luglio o di settembre. Tuttavia ho deciso di, tra virgolette, prendermela con calma e laurearmi a dicembre perché quest'estate mi piacerebbe fermarmi 3, 4 o 5 mesi per fare un tirocinio. Quindi sostanzialmente finirò gli esami a maggio e spero da aprile o maggio di iniziare a fare appunto un tirocinio presso
prelaurea, laureandomi poi nella sessione di laurea di dicembre. E in particolare il mio periodo a New York sarà tra agosto e settembre, di circa 30-40 giorni. Quindi diciamo che l'intenzione è quella di laurearmi tra novembre e dicembre, in linea generale al più tardi a dicembre comunque. Ecco quindi svelati quelli che sono i miei progetti dei prossimi mesi. Spero che questo possa essere di ispirazione per qualcuno di voi che ambisca a fare una tesi di laurea, magari magistrale un po' diversa dal solito. Per qualsiasi dubbio, domanda, necessità di chiarimenti, potete tranquillamente lasciare un commento sotto a questo video, sarò felice di aiutarvi e di rispondervi. Quindi vi faccio un in bocca al lupo con i vostri esami o con la vostra tesi di laurea. Grazie per tutto il supporto che ricevo costantemente su questo canale. Ovviamente questo è il primo video di una serie di tanti altri video con riferimento alla mia tesi di laurea, perché ovviamente soprattutto quando sarò a New York a settembre letteralmente riempirò questo canale di video, perché dovrete vedere tipo tutto. Quindi vi faccio un in bocca al lupo per tutto, ci vediamo sabato a 1 nel prossimo video.